Ebbene sì, libri. Oggi parliamo di un libro che secondo me potrebbe interessare ad una personcina in particolare. Quindi Matilde, figlia di Cristiana, e Cri Libri. Se stai guardando questo video, mi raccomando, segnati questo libro perché potrebbe essere un bel regalo da chiedere a Babbo Natale. Il libro in questione, infatti, è Le avventure del giovane Lupin di Marta Palazzesi della Salani Editori al costo di 12,90 euro. Allora, questo è appunto un libro per ragazzi e ho voluto leggerlo perché avevo bisogno di una lettura tranquilla. Ti ho detto che è un periodo abbastanza burrascoso per me, proprio per questioni personali e le letture troppo impegnative ultimamente. Non riesco a seguirle, cioè io ci sto provando, ma mi sto trascinando cose per cui no, non va bene. Aumentano l'ansia, aumentano le paranoie, di conseguenza no. Per di più, anche a livello lavorativo sono parecchio impegnata e ho intenzione di iniziare le letture natalizie. Di conseguenza avevo bisogno di un libro abbastanza breve perché questo conta 187, mi pare, 188 pagine, ma scritto così. Quindi un libro molto agile, il resto Lupin. E poi perché appunto Matilde, tu mi hai confermato che la saga di Lupin, Sherlock, Lupin e io, è una saga per cui un grande pollice in su. Questo appunto entra nello specifico della vita del giovane Lupin, quindi cosa è stato prima di incontrare Sherlock. Devo dire che è un libro che non mi aspettavo, nel senso, lo pensavo un libro molto più scontato, perché comunque sia, cioè, ci sono delle cose per cui dici sì, vabbè, però mi ha sorpreso e aggiungo, secondo me, non ho indagato perché sai che io arrivo sempre. Io prima faccio i video e poi mi illumino d'immenso e penso. Però se avessi indagato prima avrei potuto dire delle cose in più, ma, beh, ma anche no, sono fatta così, lo sappiamo. Per me potrebbe esserci un seguito, perché il finale fa presagire uno, ma forse anche più di uno. Ecco, quindi Marta Palazzesi, se ci sei, batti un colpo. No, scherzo, ma che cazzo è che mi guardi, Marta Palazzesi? Vabbè, comunque sia, secondo me potrebbe. Poi, se Matilde, se riceverai questo libro, dopo che l'avrai letto, mi raccomando, fammi sapere se anche tu pensi che potrebbe esserci un seguito o più di uno, appunto. Ma arriviamo alla ciccia del libro. Lupin, qua la storia si apre con Lupin, giovanissimo, 14 anni mi pare, in un orfanotrofio. Ebbene sì, abbandonato dai genitori, quindi non so, perché mio fratello mi ha detto, però scusami, se c'è Lupin terzo ed è Arsenio Lupin, allora o tutti si chiamavano Arsenio Lupin, ma Matilde, lo sai anche tu che nel libro, soprattutto nel secondo, in cui la storia è incentrata su Lupin e il padre, e il padre non si chiama Arsenio, quindi non ho voluto anche lì indagare oltre. Lupin appunto qui è in un orfanotrofio, è solo, già all'interno dell'orfanotrofio non si trova benissimo e deve applicarsi in quello che più gli riesce meglio, ovvero rubare. In questo caso si parla di cibo, perché appunto i gestori e dico, uso proprio questo termine perché poi se leggi il libro capisci il perché. I gestori di questo orfanotrofio mettono un po' alla fame questi bambini. Ci sono dei giriloschi e Lupin si rende conto che la cosa ha preso un po' troppo la mano a queste persone. Un giorno viene sbattuto fuori per una sorta di punizione dall'orfanotrofio e lui, cogliendo la palla al balzo, decide di fuggire
E vabbè, no, non aggiungo altro perché sono troppi spoiler, Laura. Tienteli per te. Su, da brava. Ok. Ovviamente, ah no, quando all'orfanotrofio ha 3 anni in meno, quindi ha 11 anni. Attenzione. Passano 3 anni, lui vive in un palazzone di una sorta di quartiere che si chiama La Forca. È un quartiere un po' malfamato, infatti vive tutta gente non proprio per bene, insomma, chiromanti, gente che ruba, comunque gente povera, e lui vive lì, è benvoluto all'interno del quartiere, però continua a pensare ai bambini che ha lasciato all'orfanotrofio, soprattutto ad un bambino in particolare, Leon, e qui si ritorna al mio bambino. Ho sempre un libro che fa riferimento a mio figlio. Vabbè, sono casi comunque. E devo dire che da qui ha inizio un giro e una trama che io non mi aspettavo. È ricca di colpi di scena, ricca di fughe, travestimenti, imbrogli, misteri. Collegamenti strani, succedono un sacco di cose e ti assicuro che appunto 188 pagine scritte grandi, tu mi dirai: ma come? È un libro dalla scrittura molto incalzante. La storia è avvincente, la storia non annoia e i personaggi principali, a parte appunto Lupin, sono Justin Gaminard, vabbè. Che praticamente è il figlio del capo della polizia francese, parigina, e ovviamente è antagonista di Lupin. Qui però avrà un ruolo particolare e questa cosa a me è piaciuta molto, questa storia tra i buoni e i cattivi, che in realtà sono tutti buoni, però se parteggi per uno non puoi parteggiare per l'altro, insomma, questo meccanismo a me qua è piaciuto perché è stato in un certo modo un po' rivoluzionato, anche se anche con la scontatezza, diciamo, che però ti dirò non ha annoiato, cioè almeno a me non mi ha annoiato, e se lo dice una persona di 42 anni che legge un libro per ragazzi, è tutto dire, secondo me. Poi ci sono Clarisse e Cyrano, che sono cugini che cercano Lupin perché Cyril, che è il fratello di Cyrano, cazzo sti nomi, è stato rapito, è sparito, non si sa più niente, lui faceva il meccanico per la Peugeot e sparisce. L'altro personaggio fulcro di questo romanzo è il dottor Mustache o Mustache, non so come si pronunci. E l'unica cosa che si sa di lui è che come firma lascia ovunque degli enormi baffi neri, dipinti sui muri, dipinti su oggetti e quant'altro. Quindi per di più ci sono un sacco di cose strane che succedono. E te le vado a leggere, aspetta, perché non ricordo. No, forse è qua. No, dov'è? Allora. Succede un botto di robe, ora non trovo più la pagina che ho tenuto. Ah, ecco qua. Allora, un diamante legato alla regina Maria Antonietta, un chimico e un meccanico rapiti, un quadro rubato da un atelier di moda, un gioielliere ucciso, la nitroglicerina, per non parlare dei monumenti danneggiati. Queste sono solo alcune delle cose importanti che succedono all'interno di questo libro e che faranno parte di un caso per cui Lupin non riesce a tirarsi indietro. C'è qualcosa che lui sente
che lo lega a questo famoso criminale, il dottor Mustache, 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 che ecco, a questo fantomatico personaggio. Quindi accetta di essere ingaggiato, tra virgolette, da Clarisse Cyrano per cercare di capire che fine ha fatto il fratello e cugino Cyril. E da qui si aprirà un'indagine veramente ricca di colpi di scena. Questo è un libro che, come ti ripeto, io non mi aspettavo. È un libro che mi ha tenuto compagnia, ma che allo stesso tempo ho divorato. Mi è spiaciuto finire questa storia, ma allo stesso tempo, per il finale che ha, sono contenta perché appunto mi ha lasciato intendere che ci potrebbero essere delle sorprese. Quindi io non ho potuto fare a meno di prendere appunti come al solito e devo dire che qui il personaggio di Lupin mi è piaciuto veramente, veramente tanto, perché Lupin si sa essere un ladro gentiluomo, si è sempre saputo attraverso anche i cartoni animati giapponesi, lui non ha mai commesso omicidi, non ha mai rubato danneggiando totalmente il prossimo, quindi ha sempre preso, diciamo, il necessario. Ecco, per carità, sbagliare è sbagliato, però non è mai andato oltre e questo fa di lui una persona, secondo me, con dei valori, al di là di tutto. In questo romanzo Lupin è una figura con un passato non facile, un passato che sembra essere stato cancellato. Lui risulta essere una persona solitaria, ma allo stesso tempo appunto ben voluta per le sue qualità. È un ragazzino dalla parlata spigliata e questo per lui è un vantaggio perché l'ha sempre levato dei guai, ma allo stesso tempo si nota una certa fragilità nella sua persona, perché appunto il suo passato incide molto con quello che lui è. E è diventato. Quindi, non lo so, è un libro che rivela una faccia di Lupin che sono contenta di aver visto adesso, dopo aver letto solo due libri della saga, perché non lo so, sono convinta che l'andare avanti della lettura della saga di Sherlock Lupin e Dio mi potrà sicuramente mostrare dei lati in più. Però mi farà vedere già un Lupin, un personaggio Lupin con occhi diversi. Quindi io è un libro che ti straconsiglio. Te lo linko sotto, mi raccomando Matilde, scrivi a Babbo Natale perché questo io te lo straconsiglio. Ecco. Attendo ovviamente la tua opinione, mi raccomando. E niente, io con questo, dopo aver ciarlato per 13 minuti, direi che posso mandarti un enorme, enorme bacione e darti appuntamento al prossimo video.